Il governatore d'Abruzzo ha riferito in consiglio regionale sulle vicende che lo vedono coinvolto in due dei tre filoni di indagine dell'inchiesta della Procura della Repubblica di L'Aquila su appalti pubblici. Questa mattina è stato suo il primo intervento in consiglio in cui ha ricostruito, punto per punto, tutti i documenti che lo vedono coinvolto e le carte in suo possesso che dimostrano l'estraneità ai fatti, annunciando da subito la sua intenzione a non fermare l'attività gestionale e proseguire il suo impegno decisionale senza esitazione. C'è una parte di comunicazione che mi trattengo perché la voglio versare in atti nel momento in cui si verificherà il confronto che io mi auguro si verifichi al più presto. E non sarà una partita tra sfidanti, collega Gerosoli. Farò l'impossibile affinché il mio carattere, che è un carattere diciamo che raccoglie il senso della sfida, non si ponga in essere, perché non c'è la sfida e non c'è la partita e non c'è l'antagonismo. C'è soltanto la normale attività di un ufficio della pubblica amministrazione con ruolo costituzionale di capire se per esempio alcune denunce, perché ci sono state alcune denunce, hanno o no radicamento, dignità, legittimazione. Naturalmente non mi fermo nell'attività decisionale. Io alle case delle GESCAL ci andrò a prendere le misure dei bisogni di intervento, così come continuerò la mia attività con lo stesso carico di energia, di robustezza contro i problemi che ho sempre dispiegato. Ci sono meccanismi che puntano a scavalcare procedure? Una critica politica lo può sollevare, l'autorità giudiziaria lo può verificare. È certo che la rilettura delle sue attività, compiute e testimoniate da documenti e registrazioni, possa dimostrare l'idoneità dell'operato, e annuncia dal suo scranno che nessuno interpreti quest'indagine come una partita tra sfidanti, poiché ne resterebbe deluso. Un ringraziamento poi lo rivolge alle forze dell'ordine che nel compiere il blitz alla regione hanno mostrato quella che lui definisce costumatezza dei modi. Io non vorrei che qualcuno scommetta troppo su questo, perché 2000 giorni passano anche per quest'altro costume. Quindi sia certo, sono pronto a tutte le critiche, tutte, critiche politiche che poi si traducono nella continuazione della lotta.